Buongiorno. Ormai tutte le mie trasferte finiscono allo stesso modo. Appena atterro a casa, mi fiondo nella casa nuova per vedere come vanno i lavori. Oggi poi dovevo assolutamente venire qua perché c'era una decisione fondamentale da fare, e cioè la direzione del laminato, perché alla fine questa è una delle cose che non vi avevo detto, abbiamo deciso di coprire i pavimenti col laminato e ho scelto un laminato bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Praticamente ho comprato questo laminato qua da Leroy Merlin ed è di un colore molto chiaro e molto bello e molto naturale. Adesso ve lo faccio vedere aperto. Ha già il tappettino integrato e sono molto contenta della scelta perché inizialmente ne stavo scegliendo uno di un colore molto più caldo, ma questo per me va molto meglio insieme ai colori che piacciono a me. Anche il bagno sta facendo progressi. Abbiamo la zona doccia e la vernice sui muri. Ci piace molto, ma sono super felice delle mie piastrelle della doccia, sono bellissime. Uno spettacolo vero. Wow, non vedo l'ora che sia tutto pronto perché sarà veramente bello. Qua potete anche vedere la differenza tra il colore dei muri e quello dei soffitti. La cosa più curiosa al mondo è che spesso le cose più belle sono allo stesso tempo anche le più brutte. Sto per piangere. Mia sorella sta facendo i bagagli e per quanto questa sia una cosa bellissima, perché comunque inizia un nuovo momento nella sua vita, per me è anche un momento abbastanza provante. Mi sono troppo abituata a stare con lei e adesso il pensiero che ci dobbiamo separare mi sta mettendo un po' di sconforto e poi devo anche rinunciare al suo guardaroba, quindi adesso sto cercando di buttarla sul ridere perché sennò veramente mi metto a piangere a fiumi, ma è sbagliato perché comunque è giusto così. È giusto che lei faccia le sue esperienze, che faccia le sue cose. Comunque cercherò di farmene una ragione. Il punto è che non sto nemmeno avendo il tempo necessario per metabolizzare la cosa perché sono appena tornata e i suoi bagagli sono già pronti e stanno per andare via adesso e poi quando lei probabilmente tornerà a prendere delle altre cose, io non ci sarò perché sarò partita e vabbè. Forse è meglio così. Andrò a dare una mano a caricare le valigie in macchina. Unfair. La faccia di chi mi sta abbandonando. Sentiti in colpa. Il mio piccolo cuoricino sta piangendo. Mi devo allora dedicare ad altre attività perché sennò rischio di entrare in un mood che non mi toglierò più. La prima cosa che devo fare è spacchettare la nuova valigia. E già a primo impatto è enorme.
Pensavo di aver preso quella media, ma è enorme. Wow. È un pochino più sottile rispetto a quella di mia sorella, però comunque più grande. Ma che misura ha? È giga. Però una valigia grande così non ce l'ho, solo che è un po' troppo grande. Mi sa che ho sbagliato. Cioè, dove vado con un valigione così? Devo misurarlo un attimo. Mi sto facendo prendere dallo sconforto perché devo partire tra pochi giorni. Come farò? 75 per 50 per 29. Vediamo quella di mia sorella. Oh, la sua è un 60 per 40. Sì, ho sbagliato un po'. Questo è un bagaglio grande, non medio. E ora come si fa? Beh, in realtà non sembra poi così grosso, il discorso è che se lo riempio il giusto e non troppo, non importa se è anche più grande. Allora, vediamolo anche dentro. È una valigia rigida, ovviamente, marchio Roncato, bellissima. Ed elegantissima. Dentro ha due vani, uno che si chiude anche con la cerniera e sento che è morbido. Vediamo perché. Niente, solo che questo è di qualità, ma sembra talmente di qualità che ti dà la sensazione che sia imbottito. Wow. Ok, poi questa classica, ovviamente con la retina e qui un'altra parte di nuovo con gli elastici, solita valigia classica. Qua invece è un po' rivestita. Sì. Vedete con questo pezzo qua. Perfetto. Ma a parte che non ho scelta, però a volte quella valigia lì è troppo piccola, per cui ormai me la tengo questa perché comunque per quello che costa è una bella valigia, 130 euro, una valigia grande e non l'avevo, quindi mi serviva, me la faccio andare bene e poi ne comprerò un'altra. Devo comprare anche un bagaglio a mano e magari poi più avanti anche una valigia media, però se già compro un bagaglio a mano, con quello penso di riuscire a cavarmela, quello più uno zaino o una borsa. E questo è quanto. Da dove arriva questa valigia? Perché l'ho pagata 130 euro, ma il prezzo originale è di 180 euro, se non di più. Allora, praticamente la cosa bella è che comunque è una valigia di marca e non ne avevo una, perché non avevo proprio una valigia, perché quella che avevo comprato un po' di tempo fa si è rotta, l'ho dovuta buttare. Una cinesata che avevo pagato 50 euro
e in effetti è durata 5 volte. Questa è veramente bellissima e le ruote sembrano di qualità, ma tutta la valigia è veramente di una qualità superiore, anche la chiusura. Adesso devo imparare ad usare anche il lucchetto per la valigia e ho trovato questo negozio online, Studio Arc o Arch, non so come si pronuncia, solo che è un negozio di Roma che però vende online borse, valigie, accessori di brand abbastanza importanti. Ci sono anche American Tourister e tutti i marchi più belli che potete immaginare di valigie. E l'ho trovato per caso perché non avevo minimamente idea di questo brand e l'ho trovato proprio per caso perché cercavo un negozio online dove comprare una valigia decente e spendere magari un pochino meno rispetto ad un negozio normale e l'ho trovato, gli ho dato una possibilità e sono super contenta, per cui adesso vado, credo, subito a comprare anche quella a mano perché non ce l'ho e finora stavo usando quella di mia sorella, ma mia sorella si trasferisce, quindi non avrò più a disposizione la sua valigia e ne devo avere una mia e penso proprio che prenderò esattamente la stessa o magari ne trovo un'altra più bellina, proprio nel senso un po' più particolare come valigia a mano. Adesso vediamo, anche se mi piace avere le cose abbinate. Tra l'altro sono rimasta talmente contenta della valigia che ho deciso di iscrivermi al loro programma di affiliazione, per cui il link che vi lascio qua sotto direttamente alla valigia è un link affiliato. Voi andrete a spendere esattamente lo stesso importo, tra l'altro più basso rispetto a quello che potreste trovare da altre parti, perché ho fatto il lavoro per voi e ho trovato un prodotto valido ad un prezzo più basso e a me verrà una percentuale della vostra spesa. Quindi siamo tutti felici e vinciamo tutti qualche cosa. Basta, questo è l'acquisto più importante della settimana. Vado subito a cercarmi la valigia a mano e anche se ho appena disfatto una valigia, sto facendo lavatrici dopo lavatrici perché devo lavare tutto, devo appunto rifare la valigia perché tra 4 giorni parto e partirò per più di 10 giorni, quindi in realtà una valigia così grande è anche necessaria. Perché comunque mi porto dietro un bel po' di cose, tra cui le scarpe da ginnastica, il tappettino che occupano spazio e che sono cose che normalmente una persona non si porta in viaggio, ma io me le porto perché servono e perché non voglio rinunciare ai miei allenamenti. Cercherò di darmi da fare per tirarmi un po' su. Continuo a farmi male, continuo a sbattere contro le cose, sono piena di lividi. Sono un po' impacciata ultimamente. Buongiorno, sono giorni molto intensi e oggi finalmente ho una giornata libera dai progetti eventi e quindi sto andando a raggiungere un cliente per fare dei video per il suo Instagram. Devo tipo uscire ora, ma mi sono preparata e mi piacevo tanto. Volevo farmi vedere qui da queste parti. L'outfit in realtà è una rivisitazione di un outfit che avete già visto, ma lo sto indossando diversamente e mi piaceva l'idea. Praticamente sono di nuovo i pantaloni fucsia. La camicia a righine, verdi, bianche, rosa, blu, azzurre, è bellissima. Sotto però sto indossando un top rosa e l'ho legata in vita, non l'ho lasciata libera. Perché in questo momento tutti i miei vestiti un po' più estivi e più casual business, business casual, sono lì dentro. E
Domani devo partire, quindi non mi posso permettere di sporcare altre cose. E quindi un outfit già visto, ma rivisitato. Va bene. Andiamo, stasera vorrei andare a fare una cosa molto bella, ma non so se ci arriverò. Se ci arrivo, vi faccio vedere tutto quanto. Intanto per oggi abbiamo queste riprese più le prove in teatro. Let's do this! Sono pronta per partire, ma non parto prima di 2 ore. Ho ancora un po' di cose da fare, ma è la prima volta che parto e non lascio manco un panno da lavare. È una cosa bellissima questa, una sensazione proprio piacevole. Comunque, ieri sera alla fine ero troppo stanca e non sono andata all'evento al quale volevo andare. Non era destino, ma intanto ho la valigia pronta. Praticamente. Siamo al 6 di giugno e starò via fino al 15 e in valigia ho messo maglioni in lana e in cashmere, il piumino e il trench. Non fa una piega. Purtroppo il tempo da basse temperature. E darò la colpa al fatto che sarò in una di queste tappe a Zurigo. Quindi adesso devo andare in ufficio postale e ritirare una lettera, spero bella, dallo Stato italiano. E poi vorrei fare un salto con voi a vedere a che punto sono con i pavimenti. Poi ho mille altre cose da fare, ma vabbè, piano piano, una alla volta si fanno. Sono andata a prendere la mia lettera, era ovviamente una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate, altro non poteva essere perché sento che se devono comunicarti delle cose belle non sprecano tante forze e energie per farlo. Che poi dico, avete la mia PEC, mandatemi una schifosissima PEC e finiamola qua, perché non ho tempo da perdere. Comunque. È una lettera di riscossione per un bollo dell'auto che io sono certa di aver pagato, ma non riesco a trovare la ricevuta ed è l'unico proprio. Però mi ricordo che quando avevo demolito la vecchia auto avevo proprio detto adesso mi tocca pagare l'ultimissimo bollo e fine. Invece sembra che questo bollo io non abbia pagato. E anche se sono certa, dovrò dar ragione a loro, perché l'idea di avere questo bollo, questo mancato pagamento sulla coscienza non mi lascia tranquilla e quindi lo farò. Ma ditemi anche voi cosa succede in questo, cioè come si fa? Se uno è certo, ma proprio sono certa perché io. Prima, quando ero più giovane, magari facevo i ritardi nei pagamenti perché i soldi erano pochi, però quando ho cominciato a lavorare in un modo un po' più costante e più consistente, dal 2016 in poi, sono sempre stata maniacale e sindacale sui bolli, li ho sempre pagati e questo qua non mi capacito. Non so cosa sia successo. Comunque, forse avete capito che ho visto una cosa bella e abbiamo il laminato in metà della casa. Wow! Qua non riesco a capire perché non mi hanno verniciato sotto. Ho capito che devi mettere. Ah, il battiscopa però rinfresca un po', no? Comunque abbiamo il laminato, ragazzi! Che bello! Sono proprio contenta di questo laminato perché stavo per comprarne un altro, molto più caldo, ma questo sento che è perfetto per questa casa. Guardate che bello! Stupendo! Proprio stupendo!
Io ovviamente preferirei il parquet, però vi dirò che questo, piuttosto che queste piastrelle qua, è veramente un ottimo compromesso. E tra l'altro ho preso quello della qualità più alta. Diciamo che oltre a questo ce n'era un altro che costava tipo 36 euro al metro quadro, 35, mentre questo costava 30 euro al metro quadro, però era uno dei più belli alle Romerlen. Wow, che meraviglia! Sta venendo insieme, guardate qua! Potete avere un primo spoiler di come sarà il bagno, anzi, lo possiamo avere insieme. È stupendo. È veramente stupendo. Wow. Poi il bagno ovviamente è stato rifatto a nuovo proprio. E quindi è bellissimo. Piano piano ovviamente sto vedendo i miei primi, diciamo, errori o piccole sbavature. E ho realizzato che forse avrei dovuto usare quella tecnica lì, per cui si lascia un paio di centimetri sotto il soffitto per avere la linea dritta nella parete, ma io non lo volevo e in realtà avrei dovuto forse farlo perché adesso le sbavature sul soffitto sono più importanti e ho visto che ci sono anche lavori fatti da architetti importanti con quella strisciolina bianca, verniciata di bianco come soffitto e vabbè, forse a questo punto cerco di correggere il soffitto con un pennellino, o lascio così, oppure un'altra opzione non troppo remota è quella di mettere il bordino in polistirolo. E se dovessi riuscire a trovarne uno molto simile, quindi molto classico, stile cassa della tapparella, forse lo metterei perché a quel punto diventa una cosa veramente rifinita ed elegante, però direi che anche così in realtà non è proprio male male. Non potete capire la gioia. Cioè, bellissimo. Unico dubbio è come faranno con la porta d'ingresso, non lo so e non voglio sapere. Vabbè, lascio questa casa così, pronta per metà. Bellissimo, è tutto bellissimo, sarà veramente stupendo. E quando tornerò sarà posato tutto il laminato. Adesso devo fare una decisione importantissima. La condivido con voi, così mi dite un po' cosa ne pensate voi. Praticamente in bagno e in generale nella casa, la rubinetteria vorrei che fosse satinata, quindi acciaio satinato, per cui anche il profilo della doccia sarà satinato e il dubbio che ho in questo momento è il termosifone. Anzi, lo scaldasalviette che posizioneremo su questo muro qua, che non è bianco, è tipo quel beigino che c'è in tutta la casa. Come lo faccio? Acciaio oppure bianco? Perché il dubbio? Perché praticamente gli scaldasalviette non li ho visti in acciaio satinato, li ho visti solo in acciaio lucido. Non capisco perché mi hanno riempito tutti i buchi delle piastrelle con questa schifezza di fuga. Cioè,
solo per non fare un lavoro pulito bene, io adesso dovrò fare un lavoro per togliere tutto questo schifo. Assurdo. Assurdo. Cioè, non mi capacito. Questo, per farvi capire cosa ho fatto. Cioè, le piastrelle sono così. Loro le hanno riempite con lo stesso coso che hanno usato per le fughe. Ma dico, ma perché lo fai? Che poi se l'avessi fatto ovunque, ma non l'hai fatto ovunque. Quindi adesso mi toccherà lavare tutta sta roba qua. Che odio quando vengono fatte le cose in modo presunativo. Che odio. Comunque, sì, sono proprio contenta di questo pavimento e dei colori che sto scegliendo, perché sta venendo una cosa molto molto bella. E la soddisfazione più grande è che appunto sono andata a vedere una casa realizzata da un architetto molto importante e con grande sorpresa e piacere ho scoperto che i colori che c'erano in quella casa lì, che ci sono, che sono stati usati in quella casa lì, sono gli stessi che sto usando io. Quasi, non completamente, non totalmente, quasi, però sì, comunque porte bianche, pavimenti in legno chiaro e muri in questo colore grigino, beigino, bellissimo. I miei vicini sono tremendi. Prima o poi farò un salto e gli regalerò tutti i feltrini. Va bene, basta, perché poi rischio di far tardi. Ciao casetta, ci vediamo tra 10 giorni. Noi andiamo che abbiamo altro da fare. Bye bye. Sono pronta per partire e la mia collega arriva tra pochi minuti, per cui vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!